Ragazzi, benvenuti alla parte numero 26 della mia guida di Super Smash Bros. Brawl. Ovviamente continueremo col subspazio. Una volta aver si è salvato Mario, una volta aver salvato un po' di nostri compagni, noteremo che c'è anche Kirby che verrà salvato in quanto aveva ingoiato uno di quei dispositivi di King Dedede, dato che l'aveva preso a Peach, in quanto, vabbè, Peach era stata anche rapita da Bowser. Quindi una volta che Kirby si è salvato, potremmo utilizzare lui in questa nuova parte del subspazio. Anche qui avremo un po' di trofei, un po' di statue dei nostri compagni da trovare, e quindi cerchiamo di trovare il prima possibile. La matriciana. Che bella. Lo so che anch'io avete ragione, non si chiama matriciana, ma mi piace troppo dirlo. Non c'ho voglia di cercare il vero nome, cioè è più simpatico, dai. Allora, cosa troviamo qui? Ah, un trofeo. Il trofeo del fiore di Super Mario. Il fiore di fuoco di Super Mario. E ok, cerchiamo di prenderlo. Dai, ce l'ho quasi fatta. Adesso stiamo attenti che questo portale che continua a far arrivare prima lama, dei primi lama. Quindi una volta distrutto possiamo sconfiggere anche loro. Vabbè, mi ero dimenticato di prendere il trofeo. Sì, perché all'inizio non pensavo fosse un trofeo, poi l'ho capito soltanto dopo. Comunque con la statua di Meta Knight. Ma lo sapevate che Meta Knight e Kirby erano due amici nemici? Io sinceramente no, l'ho scoperto su Wikipedia. Non me lo immaginavo. Allora, cosa si può dire adesso? È arrivato un altro punto. In questo punto dovremmo distruggere questi blocchi, stando attenti a quali tipi di blocchi distruggiamo, perché in un punto ci porteranno da una statua del nostro amico, dall'altra da dei Boculus, possiamo vederli che sono lì bloccati e fanno finta di niente, ma ci sono, quindi state molto attenti. Però se volete potete sconfiggerli facendo in modo di ottenere una zucca per ricaricarvi la vita. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo sconfiggere dei Cumulus e dei primi Drago, quindi stiamo molto attenti. Oh, è arrivato anche un Centuria, quindi sconfiggiamo anche lui. E allora, questi primi drago non sono così complicati da sconfiggere, anzi sono soltanto noiosi perché tanti nemici messi insieme rompono un pochettino le scatole, e lo sapete bene, ma non importa. Allora, dunque, salto adesso. Perfetto, cerchiamo di colpire i Cumulus, ok, distruggiamoli, e stiamo attenti a non dimenticare alcun trofeo. Infatti, una volta aver preso il trofeo, possiamo andare tranquillamente avanti. Anzi, non ne abbiamo proprio presi. Non so perché l'ho detto, ma sto facendo 10.000 cose a tempo mentre narro e non capisco quasi più niente. Inoltre, mi è stato fatto KO Kirby. Ok, arrivati fino a questo punto, possiamo sconfiggere un'altra serie di nemici. Stiamo attenti. Ecco, mi sono ammazzato di nuovo Kirby. Perfetto. Ecco, sì, mi faccio colpire di nuovo come un cretino. Sconfiggiamo tutti questi prima zucca, primide e anche questo, oddio, come si chiamava questo? Ah, autolancia, è vero, non mi ricordavo. Ok, prendiamo anche quella zucca che ci ricaricherà la vita di un bel pop. Mi pare che sia di 60 punti che ci ricarica. Ok, ho la statuetta di Rob. Adesso entriamo qua. E dovremmo, ok, vabbè, ovviamente continuamente andare avanti. Dobbiamo però stare attenti a tutti gli oggetti che potremmo trovare, quindi stiamo attenti e torniamo anche ogni tanto indietro per vedere se non abbiamo dimenticato nulla. Ok, questi Fuocorot e questi Pollobot sono veramente noiosi. Comunque devo prendere il trasportatore e farmi sparare fino a questo punto. Poi andare avanti, lo prendo di nuovo, perfetto, e mi sono fatto colpire di nuovo Kirby. Ok, ora colpiamo questo blocco che ci permetterà di prendere questa statuetta. E ora possiamo andare avanti, anche se io voglio tornare indietro per vedere se ho dimenticato qualcosa. Difatti possiamo vedere quei blocchi che prendiamo. E quindi cercherò di vedere cosa riesco a prendere. Allora lancio il trofeo e niente, non fa niente al Polobot. Magari non dovevo colpirlo, perché sì, non è servito a niente. Ok, chiedo scusa. Andiamo avanti. Questa parte non è abbastanza, non è tanto lunga, essendo adesso questa parte è un pochettino complicata per tutti i globis che troviamo. Io vi consiglio prima di tutto di distruggere il rotofreccia e dopodiché poter distruggere tutti i, come si chiamano, i
Oddio, i portali che permettono l'arrivo di tutti questi globis. Oh, lì c'è una zucca, quindi la voglio prendere. Oh, levatevi dalle scatole. La prendo, prendiamo la zucca, andiamo avanti. No, non ricarica di 60, ho sbagliato io. Ho fatto qualche errorino, capita un po' a tutti, dai. Ok, questo qua adesso è una parte altamente complicata. Per questo, questi polbot e Jinjaga, come diavolo si chiama, questo qua, sta statua non la sopporto. È noiosa, cioè... sembrerebbe semplice da sconfiggere, ma non lo è. Ragazzi miei, non lo è. Ok, quindi, vabbè, cerchiamo di fare quel che possiamo. Colpiamo continuamente qui, dai, 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 sì! Perfetto. Oh, l'ultima statuetta è quella di Wario. Ed entriamo nella porta che ci fa capire che il livello è finito. Ok, adesso c'è Kirby che nota il trofeo di Ganondorf, ma c'è Bowser che continua ad attaccarlo per quello che gli ha fatto, e quindi se ne va abbastanza infuriato. Ok, ecco King Dedede che ringrazia Kirby e praticamente se lo porta avanti. E possiamo vedere sia Link che Zelda che decideranno di far ritornare normale Ganondorf, dato che potremmo utilizzare anche lui nel nostro labirinto del subspazio. Ecco, a Ganondorf io lo utilizzerò. Allora, cos'è l'ingresso del cos'è il labirinto del subspazio? Praticamente incontreremo una serie di nemici. Praticamente tutti i nostri personaggi e tutti i boss che abbiamo sfidato li dovremo sfidare un'altra volta, perché sono dei nemici ombra. E quindi dovremo fare quello per poter permettere di entrare nel subspazio per andare a sconfiggere Tabù. Comunque ragazzi, un'altra parte della maglia italiana di Super Smash Bros. Però è finita. Spero che vi sia piaciuta, votate, commentate, iscrivetevi e attendete la prossima parte. Ciao ciao! E benvenuti a tutti ragazzi alla continuazione della mia guida di Super Smash Bros. Bros. Dunque, siamo ancora nel grande labirinto e dobbiamo ancora andare a superare i vari livelli e sconfiggere i vari nemici che ci permetteranno di arrivare fino a Tabù. Perché non vedo l'ora di arrivare a Tabù per mettere definitivamente KO anche lui e distruggere così l'emissario del subspazio. Allora, in questa parte dovremo andare a sconfiggere gli altri personaggi. Dobbiamo superare una breve strada. Chiedo scusa. Fatto sta che adesso siamo arrivati per fortuna a un altro nuovo nemico, che è Diddy Kong. Quindi dovremmo fronteggiare anche lui. Qui cerchiamo di sconfiggerlo facilmente. Vediamo se ce la facciamo. E no, non è che riusciamo proprio facilmente, però ci possiamo provare. Ok, colpiamolo. Ma è lui che in realtà mi mette KO Meta Knight. Quindi tocca a Ganondorf fare la sua entrata in gioco. E con un colpo riesce praticamente a mettere KO di Diddy Kong. Ganondorf è un grande. Ok, a questo punto possiamo andare avanti e qua decidere se salvare oppure ricaricarci la squadra. Possiamo fare tutte e due. Ok, ora che strade prendiamo? Questa o qui in basso? Andiamo prima qui in basso, dai. Proviamo ad andare qui in basso. Quindi, questa è la strada che ci permette di poi andare direttamente dalla strada di Tabù. Adesso poi vi faccio vedere meglio di cosa sto parlando. Allora, stiamo attenti a tutti i nemici che incontriamo, un sacco di Globis e Bocculus. E entriamo prima nella porta qui in basso, dove incontreremo Samus. Non tutta zero, ma proprio Samus. E ok, mi sono fatto mettere KO Ganondorf come un deficiente. Ok, vado avanti. Devo sconfiggere Kirby. Ed è una devo sconfiggere Kirby, devo sconfiggere Samus. Ed è una cosa logica. Quindi devo riuscire a dargli un colpo di grazia e ce la faccio. Eccolo qui. Dato messo KO. Dunque, ora possiamo andare avanti. Anzi, prima di poter andare avanti in questo livello, voglio prima tornare indietro e vedere cosa c'è anche in quella porta lì in alto.
Perché infatti in questa porta incontreremo Donkey Kong. Ma in realtà, una volta sconfitto Donkey Kong, vi faccio vedere cosa vedremo all'interno di questa porta. Allora, spariamo Donkey Kong. Dai, dannazione. Devo riuscire a metterlo KO prima possibile. Dunque, abbastanza complicato. Ma sì, dai, che ce la posso fare. No, mi ha ucciso Kirby. Perché? Quindi, turno di Samus. Mettiamo subito KO Donkey Kong. Dobbiamo farcela nel minor tempo possibile. E quindi continuiamo ad attaccarlo. Vabbè, è una cosa abbastanza logica. Comunque, mi mette KO anche Samus. Che bello. Mi ha distrutto la squadra, però grazie a Meta Knight riesco a distruggere Donkey Kong. Ecco quello che volevo far vedere. Questo è la porta ci permetterà di vedere quali nemici ci rimangono da sconfiggere, e dato che quella sarà anche l'entrata per la sfida contro Tabù. Quindi dobbiamo prima sfidare tutti i nostri nemici e dopodiché ritornare a quel punto e poter sfidare Tabù. Ok, ora possiamo andare avanti. Scendiamo nella porta qui in basso per poter fronteggiare Pikachu. Quindi fronteggiamo Pikachu e dopodiché possiamo andare avanti. Allora, prima di tutto, Pikachu non è difficilissimo da sconfiggere, anzi è abbastanza semplice. Soltanto che forse metteva KO, ma non mi ricordo. Ok, allora, ah sì, mi metteva KO, quindi io ero ricostretto a ricominciare l'avventura. E quindi dovevo, ma sì dai, dovevo soltanto rifare la sfida. E dato che ho Ganondorf, credo che sarà molto più semplice. E utilizzando la speciale mossa che è il suo pugno stupendo, riesco a distruggere Pikachu. Quindi ho messo KO un altro nemico e ora posso andare avanti. Andiamo subito a vedere cosa incontrerò. Ok, un'altra porta dove posso salvare. Oppure andando qui, una porta invece dove posso andare avanti, logico, no? Ok, invece adesso salvo, perché devo salvare ogni tanto. Perché dovrei mettere KO questo primide gigante, entrare in questa porta e vedo cosa troverò. Ah sì, c'è quella porta che si apre prendendo tre chiavi diverse, dove la prima la troviamo in fondo a questa strada qui. Sì, devo salire qui in alto, è vero. Non so voi se adorate Ganondorf, ma io sì. Ah, per fortuna incontriamo anche un'altra porta dove possiamo trovare un altro nemico, che è Rob. Eh sì, Rob, che è stato sfruttato proprio da Ganondorf. Allora, dobbiamo fronteggiare anche lui. E una volta aver fronteggiato Rob, devo vedere se riesco a metterlo KO, se lui metterà KO Ganondorf. Credo che sia... Ok, una volta aver messo KO Rob e aver preso la chiave, possiamo tornare indietro per poter dirigerci delle altre due porte per permetterci di... Come posso dire? Di prendere le altre due chiavi rimanenti. Allora, andiamo avanti. Adesso è scazzante perché ritorna indietro tutti i nemici. Cosa pallosa. E ok, sono quasi arrivato dall'altra chiave. Adesso potrete notare che non sono bravo con la mira. Difatti qua continuano a mandarmi nell'acqua e mi fa incazzare la cosa. Ma vabbè dai. No, perché prendo la chiave, però non riesco a stare in piedi.
E purtroppo questo prima zucca mi fa perdere la chiave, quindi io devo ritornare tutto indietro a prendere di nuovo la chiave, senza avere un po' di mira a fare in modo che non cada in acqua. Invece niente, continua a cadere in acqua. E vabbè, dai, vediamo, troviamo una vita per ricaricarci e un'altra chiave che ci apre la porta. E fatto questo, possiamo vedere che dovremmo sfidare Ridley. Ridley il boss. Cos'è? Ganondorf mi è già stato messo a capo e non lo sapevo nemmeno. Non ho nemmeno notato, è stato abbastanza veloce. Comunque, dato che dobbiamo risfidare Ridley, dobbiamo stare attenti alle sue mosse, anche se le sapevamo già. Però è abbastanza complicato a sconfiggere. È abbastanza veloce. Dobbiamo stare attenti soprattutto a quella mossa che fa, perché mi sembra che sia abbastanza potente e faccia un bel po' di danno. Comunque, grazie a Samus, Ridley ha perso un sacco di vita e adesso viene anche sconfitto. Comunque, ragazzi, non mi voglio divulgare ancora troppo. Noi ci rivediamo nella prossima parte di Super Smash Bros. Brawl. Ciao ciao!